Allora, essere genitori è difficilissimo. Certo, è entusiasmante, magnifico, stupendo, ma è difficilissimo. Non è che i figli escano fuori con il libretto delle istruzioni in mano, eh? No, devi imparare un sacco di cose, giorno per giorno. Cioè devi imparare a vestirli, a cambiarli, a coccolarli, a dividere il bene dal male, devi imparare la musica, l'adolescenza, la scuola, l'educazione, la vita e i tuffi. Eh sì, certo, anche i tuffi. Non è che sono importanti i tuffi. Una volta io e i miei figli siamo andati al mare, no? E loro si volevano tuffare da uno scoglio più o meno alto così, un metro o poco più, no? E c'erano tutti gli altri bambini che si tuffavano e si divertivano, invece loro avevano paura. E allora gli ho parlato. Cioè, non è che io mi fossi preparato un discorso prima, eh? Gli ho semplicemente detto che con i tuffi bisogna fare attenzione, ma i tuffi sono bellissimi. Cioè, quello che al primo tuffo è paura, al secondo diventa gioia. E loro hanno capito. Loro sono molto più veloci di noi. Poi è stato il semplice motivo di parlargli così e loro hanno preso sicurezza e per cui si sono tuffati. Ecco, questo discorso dei tuffi noi ce lo siamo portati dietro per sempre. E tutte le volte che la vita, no, ci pone degli altri ostacoli, noi ne parliamo e li superiamo assieme. Sempre. Fino a quando è toccato a me a tuffarmi. Però era uno scoglio molto più alto, eh? Era uno scoglio alto che ti fa venire le vertigini, che ti fa tremare le gambe. Anche solo pronunciarle quelle parole. Depressione, disturbo bipolare, ansia. Parole difficili per me, per mia moglie. Figuriamoci per i miei figli. È per questo che sono stato zitto. Per proteggerli. Come si fa a dire certe cose a un bambino, a un adolescente? E soprattutto se è tuo figlio, come fai? Come si fa? Come si fa? Come fai a dire, a parlare ai propri figli di una cosa del genere? Io è per questo che sono stato zitto, per proteggerli, perché avevo paura di spaventare anche loro, hai capito? Avevo paura di spaventare anche loro, volevo proteggerli, speravo che loro non si accorgessero del mio disturbo, e invece no, e invece loro sono stati sempre più silenziosi, non mi hanno fatto più nessuna domanda, sono diventati tristi. Non lo sanno! Io ho paura! Ho paura! Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Invece sono stati loro a dirmelo. Dai papà, come ci hai insegnato tu, no? Fallo. Fallo. E allora mi sono tuffato. E
così avevo cominciato a parlare. Loro mi hanno fatto un sacco di domande, perché avevano capito qualcosa, perché i miei figli sono svegli, ma non avevano capito bene fino in fondo. E allora così io gli ho spiegato, gli ho fatto degli esempi, insomma il semplice gesto di parlarli, allora li ha tranquillizzati. È così che sono riuscito a proteggerli. Che quello che al primo tuffo è paura, al secondo tuffo diventa gioia. Però questa volta me l'hanno detto loro. E poi un silenzio. E poi un abbraccio. Un sorriso. Perché quello che al primo tuffo è paura, al secondo diventa gioia.